Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di TG Parmense in collaborazione con RTA Videotaro, in questa giornata di giovedì 4 gennaio 2024. Iniziamo con alcune notizie provenienti dalle forze dell'ordine. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione all'espulsione nei confronti di un cittadino tunisino 38enne per motivi di sicurezza dello Stato e prevenzione del terrorismo, mediante l'accompagnamento del soggetto presso la frontiera di Genova per essere imbarcato alla volta di Tunisi. Il 38enne, già noto alle forze di polizia e rintracciato a Sasso Maggiore Terme, in più occasioni aveva proferito frasi indicative di una visione estremista e violenta dell'Islam. Analoghe considerazioni erano emerse sui suoi profili di social network, dove postava contenuti indicanti una religiosità radicale, citando lo Stato islamico e inneggiando alla Jihad. L'uomo è stato oggetto di un attento controllo e monitoraggio da parte della Digos della Polizia di Stato e del reparto operativo dell'Arma dei Carabinieri di Parma, e alla fine è stato deciso di dare atto alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e all'espulsione per il ritorno in patria. E i militari del nucleo radomobile della compagnia di Borgotaro e della stazione di Berceto, nei giorni a ridosso delle festività natalizie, sono intervenuti nel comune di Bedonia a seguito di un sinistro stradale, nel quale il conducente di un'autovettura, nel tentativo di eseguire una manovra di sorpasso in un tratto non consentito, in una curva e ad elevata velocità, ha perso il controllo del mezzo fuoriuscendo dalla strada e, dopo aver percorso per diverse decine di metri la cunetta per lo scalo delle acque, ha impattato contro la scarpata laterale. L'ultimo urto ha fatto ribaltare il veicolo sulla carreggiata, facendolo finire nella scarpata sottostante la strada provinciale. I carabinieri, dopo aver ricostruito la dinamica, hanno fatto eseguire gli esami ematici al fine di accertare la presenza di alcol o droghe nell'organismo del conducente, nel mentre che questi ricorreva alle cure mediche dei soccorritori. I risultati hanno comprovato che il protagonista dell'incidente, un 33enne originario del Marocco, residente nella provincia di Brescia, al momento del sinistro stava guidando con un tasso alcolemico superiore a 1,5. I militari lo hanno quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, ritenendolo responsabile di guida di un veicolo sotto l'influenza di sostanze alcoliche, che fortunatamente però, almeno in questo caso, non ha coinvolto altre persone. E rechiamoci a Varsi per l'inaugurazione di una targa in ricordo del bersagliere Francesco Colibrizzi. Posto, tutti, attenti, onori, Nello scorso fine settimana una manifestazione a Varsi per lo scoprimento di una targa ricordo del bersagliere Francesco Colibrizzi. Alla presenza del gonfalone del comune di Varsi e dell'abaro dei bersaglieri della sezione di Parma, dedicato di medaglia d'oro al valore militare. Il tutto è iniziato alle 10:45 con l'ammassamento davanti al monumento degli Alpini e con gli onori ai gonfaloni e labari presenti, e quindi poi l'alzabandiera. In seguito ci siamo mossi in corteo verso la chiesa parrocchiale di Varci, dove è iniziata la Santa Messa, accompagnata dal coro David Brunori di Ancona, diretto dal maestro Silvia Moretti. È stato anche il saluto del presidente della sezione Bersaglieri Parma, Leonardo Levati, e la consegna di pergamene ai familiari dei bersaglieri scomparsi, il caporale maggiore Massimo Cacciani e Pietro Curati. A fine messa, corteo al municipio con lo scoprimento e la benedizione della targa a ricordo del bersagliere Colibrizzi, con deposizione di corona. A conclusione anche un discorso del sindaco di Varsi, Angelo Peracchi. Grazie.
I carabinieri della stazione di Fornovo hanno denunciato 6 persone, di cui 5 minorenni, per furto aggravato commesso all'interno della sede di un'associazione del Foro Boario. L'area era stata infatti interessata ad atti vandalici nelle settimane precedenti, al punto da suscitare la maggiore attenzione delle istituzioni locali. I militari sono intervenuti dopo aver notato dalle telecamere di sorveglianza in zona alcune persone all'interno della sede associativa, situata in uno spazio concesso per le festività natalizie, dove erano presenti all'interno diversi beni, tra cui alcolici e bibite. Una volta giunti sul posto, i militari non hanno però trovato le persone sul luogo in cui le avevano viste. L'indagine si è dunque estesa alle vie circostanti e nella piazza del mercato sono stati individuati alcuni giovani. Dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, i ragazzi sono stati riconosciuti come gli autori del furto delle casse di alcolici e bevande energetiche. Il responsabile della Proloco ha presentato denuncia e i 6 sono stati segnalati alla Procura di Parma e a quella dei minori di Bologna per furto aggravato in concorso. E di recente a Bardi si è tenuto il Consiglio Comunale. Vediamo quali sono stati i punti all'ordine del giorno. Lo scorso 28 dicembre ha avuto luogo a Bardi il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno vi sono i seguenti punti: lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 novembre 2023, comunicazioni, mozioni e interrogazioni, conferma aliquota unica per addizionale comunale IRPEF anno 2024, verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie. Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, note di aggiornamento del documento unico di programmazione DUP, di cui all'articolo 170,1 decreto legislativo numero 267/2000, periodo 2024-2026, approvazione. Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazioni per il periodo 2024, approvazione bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, realizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Bardi, relazione sulle misure 2022, analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ed approvazione delle misure di razionalizzazione 2023, comunicazione e adozione delibera di giunta numero 106 del 14 dicembre 2023 di prelevamento dal fondo di riserva numero 1/2023. Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2024. La norma prevede che per specifiche esigenze cui i comuni non possono far fronte con proprio personale, si possono conferire esclusivamente incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare comprovata specializzazione. Per poter conferire questi incarichi è necessario prevedere preventivamente la durata, l'oggetto e il compenso della collaborazione, secondo il regolamento che il comune ha adottato. Il comune per il 2024 non ha previsto di affidare questa tipologia di incarichi, però è necessario comunque ribadire quali sono i limiti previsti dalla norma e i limiti per l'incarico di consulenza, studi e ricerca ammontano a un limite di 29.281 euro annui e gli incarichi di collaborazione a 31.373. Il fatto che adesso diamo atto che non ci sono incarichi non preclude il fatto di poter nell'anno 20, nell'anno 24 eventualmente di modificare questa previsione. Domande? Favorevoli? Sabato 6 e domenica 7 gennaio al Cinema Lux di Fornovo sarà proiettato Wish, il più recente film d'animazione Disney che è stato un po' la loro celebrazione del centenario dell'azienda, per quanto piuttosto criticato per la sua qualità non all'altezza delle aspettative. Le proiezioni si terranno sabato 6 alle ore 21 e domenica 7 alle ore 16:30. E a Bedonia si è premiato colui che ha risolto il gioco rebus del concorso natalizio a tema Cruciverba del Centro Commerciale Naturale Bedonia. Ci troviamo qui questa sera, a conclusione un po' del percorso, delle nostre feste natalizie di Bedonia, per presentare il vincitore del gioco Rebus che abbiamo strutturato e inventato per il Natale 2023. E siamo molto felici di avere un vincitore perché quando si fa e si pensa a un Rebus, si cerca di complicarlo abbastanza, in modo tale da non agevolare troppo, ma evidentemente c'è chi è più bravo di noi e quindi è stato risolto proprio a ridosso del Natale e questa sera siamo qui per premiare con una card contenente 200 euro di credito da spendere
presso i negozi del centro commerciale naturale di Bedogna. E il vincitore è il signor Ernesto Civardi. Come ha fatto a risolverlo? Perché effettivamente abbiamo complicato ben bene. Beh, non è stato semplice, devo dire, però poi studiando un po' la sera e pensando, avendo anche esperienza comunque di rebus, di passione per i cruciverba, queste cose qua, e niente, ho seguito un po' quelle che erano le indicazioni e piano piano sono riuscito a capire perlomeno la prima parte del rebus. Poi la seconda parte è stata un po' con l'aiuto di mia figlia che ha pensato al presepe che c'è nella cripta del seminario di Bedogna, e da lì, seguendo le istruzioni e ragionando in due, siamo riusciti a risalire alla stazione dove riportava la parola INRI, che era poi la soluzione, diciamo, del rebus. E il significato era che praticamente il paradosso del Natale, la soluzione si trovava nella crocifissione di Gesù, nella dodicesima stazione della Via Crucis. Io faccio tanti complimenti proprio perché ci abbiamo lavorato tanto per arrivare a creare, architettare, diciamo, questo che era un incrocio tra un rebus, una caccia al tesoro, volutamente fatta così anche per permettere a chi giocava di visitare anche la cripta, che è un luogo per noi del paese molto bello, ed era un'occasione per guardare in un modo con occhi diversi sia la chiesa che il presepe del nostro Santo Natale. Ringrazio il signor Civardi e mostro ora la card di Bedogna, che è la prima card che viene assegnata quest'anno come premio. Ricordo che il concorso fotografico scade per l'Epifania e quindi avremo un altro poi vincitore anche per quel concorso. Grazie a tutti i partecipanti. Grazie. Grazie. Vediamo la signorina. Che... Vuoi dire qualcosa? No, grazie. Niente. Grazie. A Berceto, sabato 6 gennaio, per la giornata della Befana, in Duomo ci sarà alle ore 14:30 la benedizione dei bambini, con all'uscita della chiesa la Befana che li attenderà con i dolciumi. Il tutto si concluderà alle ore 21, con il concerto nella Casa della Gioventù. E il coro della Madonna della Mercede di Ramiola, diretto da Rosanna Guarnieri e con alla tastiera Dante Bolzani, si è esibito con cori natalizi in Pieve a Fornovo. Sentiamo una breve sintesi di Il Signore è nato, composto da Angelo Corelli. Termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale perché dopo la pubblicità andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Prima di andare in pausa, ricordo che Rete Avido Taro è in cerca di sostenitori. Se siete quindi titolari di un'azienda, di un negozio, o siete liberi professionisti che operano nel Parmense e siete interessati a supportarci, vi invito a contattarmi al numero 346-592-4857 o alla mail in sovrimpressione. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità.
commercianti del Centro Commerciale Naturale di Bedonia vi augurano un felice Natale e vi ricordano che sono sempre a vostra disposizione per soddisfare le vostre esigenze. La differenza più grande nel commercio non la fanno solo i prezzi, ma la capacità di ascoltarvi, di aiutarvi in ogni situazione, e questa è la differenza tra noi e tutti gli altri. Un caldo Natale da tutti noi, Centro Commerciale Naturale di Bedonia. La famiglia Brugnoli vi augura buone feste e vi aspetta a Bardi con il suo parmigiano reggiano. Ristorante Pizzeria Valceno, con servizio bar, gelateria e tabaccheria, in strada provinciale per Bardi 136 a Varano de' Melegari. Cucina tipica emiliana, pizza con forno a legna anche da asporto. Ristorante Pizzeria Valceno. Cambiano le stagioni, ma non cambiano i prezzi. Da Baudassi, sempre prezzi bassi. A Borgo Valditaro, friggitrice ad aria Ferrari, 5 litri di capienza a 125 euro. Spremi agrumi elettrico Feritalia a 12,90 euro. Forno microonde con grill Girmi, 119 euro. Stufa elettrica 2000 watt ad euro 18,90. Soffiatore a batteria Husqvarna, completo di caricatore e batteria a 329 euro, naturalmente. Scaldasonno matrimoniale elettrico a 49 euro. È inutile dire, da Baudassi i prezzi sono bassi. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Antica bottega del parmigiano di Belloni e Boccacci, filiera bio dal produttore al consumatore. Troverete il parmigiano reggiano di montagna bio e altri prodotti, dalla caciotta alla carne, agrigelato, budino al cioccolato, latte pastorizzato, panna cotta, ricotta stracchino, yogurt soft, burro, miele e marmellate. Tutto bio. Punti vendita, località Gerra Celle 34 e in piazza Marconi 4 a Bardi, ai piedi del castello. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Gruppo Optimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Optimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Optimitti, un gruppo che opera nell'ambiente per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Corridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Vieni alla Baita di Borgo Taro per le tue serate speciali, cene di classe e intrattenimento. Si balla tutti i sabati sera con le migliori orchestre. La Baita Disco Club a Borgo Taro. Viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, anche ballare, la musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@optimitinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031. Ben
ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il TG Parmense dedicato ad arte, sport, cultura e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere la programmazione di RTA Vidotaro per oggi e domani sera. Questa sera, dopo il telegiornale, ci sarà Driver TV. Alle 21.30, protagonisti comunque. Alle 22, la replica del presente TG. Alle 22.30, balla che ti passa. E alle 23.30, la serata si chiude con Rivediamoli 1990. Domani, invece, dopo il telegiornale, ci sarà Salute e Società. Alle 20.40, la musica vi aspetta con Musica Viva. Alle 21.45 è ora di In Viaggio. Alle 22.15 c'è Video Station. A mezzanotte la replica del notiziario. A mezzanotte 30 balla che ti passa. E all'1.30 si chiude con Rivediamoli 1990. E adesso proseguiamo con le notizie. Sentiamo dalle due organizzatrici di Borgoland com'è stato organizzare un gioco in scatola su Borgotaro. E come si realizza un gioco del genere? Cioè proprio materialmente come si fa a fare un gioco? È difficile? Allora, materialmente è stato forse la cosa più difficile, perché la parte grafica, diciamo, la parte, cioè, complessa, perché ogni singola pixel che noi vediamo sul gioco è stato creato, studiato sia a livello di colore, di livelli e tutto quanto, però noi non sapevamo a chi farlo realizzare. Da lì abbiamo iniziato a fare una ricerca un po' sul web, un po' anche nelle varie province, Modena, Parma, e abbiamo trovato una cartotecnica che ci ha curato tutta, ci ha disegnato la scatola, noi abbiamo lavorato con le misure e tutto quanto per impaginare appunto la scatola. Ci lasciamo dovuta montare dopo. Esatto, e poi abbiamo fatto un lavoro che è durato più di una settimana, sì, perché abbiamo dovuto proprio montare queste scatole, esatto, automontanti, sì. Dividere tutte le carte, si parla di circa 200.000 carte, tutte da dividere una per uno. Mazzo per mazzo. E l'anno scorso abbiamo organizzato un torneo nei bar e abbiamo avuto una buona risposta. E abbiamo giocato, organizzato più partite, più serate all'interno dei bar, poi con una grande finale dove si sono sfidati tutti i bar e abbiamo avuto poi il vincitore. E appunto il ricavato di tutto quello che è stato comprato durante l'estate, durante appunto il periodo natalizio come adesso, è stato devoluto ai Vigili del Fuoco di Borgotaro, che avranno utilizzato. E abbiamo avuto la fortuna che al sindaco di Borgotaro, Marco Moglia, è piaciuta questa iniziativa. Noi non eravamo andati da Marco a chiedere soldi, noi avevamo chiesto appunto lo spazio, come vedete che è questo, lo spazio per poter inaugurare questo gioco. Quando l'ha visto ha pensato di darci una mano e di farsi sponsorizzare dal Conad, e quindi siamo riusciti a realizzare più scatole di quelle che avevamo in mente di fare, perché noi naturalmente stiamo lavorando con i nostri soldi e coperte le spese noi diamo tutto in beneficenza. E ora riscopriamo la celebre storia di Pinocchio, il classico di Carlo Collodi, che sicuramente ormai tutti conoscono, ma con un piccolo elemento di diversificazione, l'essere in dialetto nocetano. Vediamo dove e quando è successo. Pinocchio in dialetto nocetano. Domenica 17 dicembre, i volontari del Cinema Teatro San Martino di Noceto hanno ospitato la presentazione del famoso libro di Collodi, egregiamente tradotto in dialetto nocetano da Adelia Devoyer, con la supervisione dell'appassionato di dialetti Massimo Dodi, il professore Andrea Ghirarduzzi, dottore in linguistica, che ha curato la fonetica ed il glossario. Non una semplice traduzione letteraria, ma un incredibile remake contestualizzato nella toponomastica nocetana di un tempo che fu. Libro nato dalla collaborazione fra più amici e professionisti nocetani, che hanno messo a disposizione le proprie capacità e conoscenze per dar vita a questo capolavoro. Moderatore della serata, lo scrittore e giornalista Pietro Furlotti, nipote dell'omonimo eclettico ex sindaco, preside e artista nocetano, cui si devono i bozzetti, oltre tantissime altre produzioni artistiche e culturali. Impaginazione ad opera di Giuseppe Greci, che ha saputo bilanciare il restauro fra moderno ed antico. Una bella collaborazione alla pari, dichiara
Antonio Verderi, assessore alla cultura del comune di Noceto. Il ricavato viene totalmente devoluto all'associazione Gioca Amico, rappresentata da Corrado Vecchi. Prefazione a cura del medico professor Paolo Moruzzi. Il ciclo pittorico a tema Pinocchio risale al 1949 ad opera del Furlotti ed è ancora presente nelle sale dell'asilo vecchio di Noceto, ma tale ciclo è stato diviso dal Greci per rendere maggiore onore ad ogni singolo dettaglio, nel massimo rispetto degli antichi affreschi di Piero Furlotti. Non potendo agire fisicamente sui muri dell'asilo vecchio, sono stati effettuati restauri in digitale nel rispetto dell'antico. Non solo testo scritto, ma anche audiolibro letto in vero dialetto da Adelia Devodier e Massimo Dondi, realizzazione ad opera di Radio Etilica. E a fine presentazione la ricetta di un piatto tipico nocetano in onore e memoria di un amico scomparso precocemente, Alarico Catellani. E subito dopo il sipario si apre e si scopre un bellissimo banchetto ad opera del bar Marchinetti. Vi ringraziamo e li abbracciamo e riteniamo, speriamo che anche loro possano essere contenti della sponsorizzazione che hanno fatto per realizzare questo progetto. Grazie. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alle pagine di TG Parmense e di RTA Videotaro e sui nostri canali YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale vi ricordo di sintonizzarvi ogni sera alle ore 19 sul canale 89 oppure in diretta streaming su Twitch. Vi ringrazio per averci seguito, qui Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.